Buonasera signore e signori, da come si può vedere siamo alla videocarrellata dell'orto alieno. Cominciamo con qua. Basilico, tutto a fiore. Ancora c'è qualcosa, forse riesco a fare qualche altro barattolino di pesto. Va bene. Fragoline, basta fragoline, adesso tanti rametti che vogliono crescere e che crescano. Peperoni pochi, non ne ho ancora raccolto nessuno, non lo so perché all'inizio le piantine hanno fatto tanti fiori ma non sono state impollinate, non so che è successo. Adesso sembra che stia cominciando a spuntare qualche peperone. Quindi va bene, qua ce n'è uno piccolo piccolo. Va bene, va. Qua ce ne sono altri, un altro paio piccolini. Le piante sono cresciute tantissimo, però all'inizio non hanno fatto niente. Sanapo tutto secco. Spero che ci sia tanti semini. Spero ci siano tanti semini. Per adesso ne vedo pochissimi e piccolissimi. Vabbè, questa è la zona dove c'erano le cipolle sono qua. Raccolto deludente, cipolle molto piccole. Questo perché le piante erano vecchie, le piantine che io ho messo a terra erano vecchie. Invece mi stanno piacendo i pomodori. Pomodori ce ne sono tanti, più di quelli che io riesco a consumare. Sto qua tutti i giorni, sto raccogliendo i pomodori. Erano, mi sembra, 12 piantine. Ci sono pomodori di tutte le età. Quelli piccolini, quelli verdi, quelli già pronti da raccogliere, qualche fiorellino ancora. Quindi lo si spera di poter mangiare peperoni, pomodori per un altro po' di tempo. Cavolo vecchio, ne ho raccolto uno, un broccolo raccolto, sto aspettando che gli altri qua crescano. Quelle piantine nate spontaneamente sono morte spontaneamente, non lo so perché. Tutte tranne questa. Questa si sta sviluppando e speriamo bene. Poi c'ho le zucche. Qua ci sono altri pomodori, anche qua, quella piantina in vaso che ha fatto due soli pomodori piccolini, poverina. E questa a terra invece ne ha fatti molti di più. Patate continuano a fiorire e seccare, seccare e fiorire. Non ho ancora scavato qua per vedere veramente quanta patata c'è sotto. Queste sono le zucche di Halloween, quelle di cui avevo detto che l'anno scorso, un paio d'anni fa, da 6 piante avevo raccolto 2 zucche. Adesso ci sono qua le zucche, stanno crescendo le zucche. Ho provato a fare una tecnica, non so se è valido oppure no. Quando io vedo che c'è la zucca, stacco la punta di questo ramo che si stava allungando. Vedete? Qua c'è la zucca e qua il rametto è stato spezzato per evitare che continuasse ad allungarsi e magari i nutrienti arrivano qua al frutto piuttosto che ad allungare una pianta inutilmente all'infinito. Adesso sto facendo l'irrigazione, qua sto mettendo acqua un po' dappertutto. Più in là ci sono le altre cipolle, adesso non posso farle vedere perché sono fermo qua, ma era più che altro per registrare i risultati parziali a inizio luglio, risultati parziali dell'orto di quest'anno. Spero ancora che i peperoni mi sorprendano, spero. Il resto va bene, spero che le zucche vadano avanti bene, i pomodori già stanno andando avanti bene, le fragole sono finite, quelle già si vedeva che avrebbero smesso. Oh, mamma mia, mentre faccio una cosa, mentre faccio un'altra. Vabbè, delusione solo per le cipolle, delusione più o meno. E me l'aspettavo perché ho visto che le piantine non crescevano,
non crescevano, non volevano crescere, e pazienza. Un'altra piccola vista qui generale di questo angolino di orto di mezz'estate, e chiuso il video. Buona serata. Basta.